Allora, onorevole, c'è stato un interessamento, si sono chiamati gli uffici, i lavori sono stati sospesi. Adesso si cercherà di spostare queste famiglie e si cercherà insomma di trovare una soluzione. Ma si farà, secondo me, quello che si sarebbe dovuto già fare, perché non potevano iniziare i lavori se non prima venivano messi in sicurezza e quindi spostate le famiglie. Evidentemente, non lo so, qualcosa non ha funzionato e ha determinato una situazione grave in cui la stessa incolumità delle persone è stata messa, diciamo, a rischio. Dopodiché adesso le rassicurazioni sono che nei prossimi giorni c'è un piano di trasloco in 24 alloggi parcheggio per tutta la durata del cantiere, che si prevede durerà fino a febbraio, quando, fatti i lavori di strutturazione per circa 650.000 euro, le famiglie potranno ritornare negli alloggi. Noi verificheremo ovviamente che agli impegni assunti, diciamo, seguano poi i fatti concreti. Per questo, appena hanno messo mano allo smantellamento dei muri interni degli appartamenti che erano chiusi perché inagibili, si sono create delle crepe negli appartamenti dove ci abitavano le persone. È chiaro che chi sta dentro e si vede una crepa da un momento all'altro, la paura fa 90, non c'è niente da fare. Quindi si sono portati fuori, in mezzo alla strada, a reclamare, a contestare il giusto, perché è assurdo, è umanamente impossibile iniziare lavori di ristrutturazione con le persone, per giunta molte di queste sono anziane. Quindi come la dobbiamo pensare noi sta cosa? Perché avviene questo? Il motivo perché non fare le cose come si devono fare?